Eccoci per il nuovo tutorial della settimana. Oggi andremo a fare un progetto cucito. In questo caso io vi mostro già che mi sono preparato un tessuto in cotone stile tipo shabby chic, ma il tipo di sacchettino che andremo a creare è quello con i laccetti laterali. Ovviamente io ora, come vi dico sempre, mi mantengo sul generico, però voi questa tecnica la potete utilizzare anche per fare sacchettini portaconfetti o semplicemente dei sacchettini profumatori per armadi, cassetti e cose varie. Cosa importante, del mio tessuto mi sono ricavata le misure 15x35. In questo caso io me lo sono portato con la parte dritta verso di me perché andrò a piegare su se stesso il mio tessuto. Per rendere il lavoro molto facile, innanzitutto cerco di mettere proprio pari i due tessuti. Ok, in questo caso io non l'ho stirato prima, perché essendo già un tessuto che facilmente si sfilaccia, ho preferito lasciarlo così, poi dopo lo completo alla fine. Cosa importante del nostro primo passaggio: dato che io devo creare un passante dove infilare poi il cordoncino, cosa faccio? Io mi vado a creare una pieghetta più o meno di un centimetro e mezzo, in base anche al cordoncino che voi avete, vedete, sia da un lato che dall'altro, quindi cercando di essere pari da tutti e due i lati, sia di qua che di qua, quindi mi mantengo pari. Fatto questo, già nel primo lato io lo rialzo e vado a fare dei taglietti di un centimetro e mezzo circa di qua e un centimetro e mezzo di qua. Così. La stessa cosa, ribaltando il mio lavoro, lo faccio con quello dietro, cercando di andare precisi come quello di sotto. Quindi un centimetro e mezzo più o meno di qua e un centimetro e mezzo più o meno di qua. Così. Fatti questi due, cosa faccio? Mi riporto il mio lavoro a me. Piego internamente quello che è il mio bordo, sia da un lato che dall'altro, così, e vado a piegare su se stesso, cercando di fare andare dentro gli spigoli dei due laterali. Ora io ho il dito davanti, cerco di farvi vedere, facendo entrare gli spigoli. Fatto questo, rifaccio la stessa cosa con quello di dietro. Ovviamente voi andate a puntare con uno spillo, quindi mi rigiro il lavoro. Prima di girare il lavoro prendo le piccoline, le metto dentro da un lato e dall'altro, rigiro il lavoro su se stesso. Come potete vedere, si sono create le aperture, ma nello stesso momento abbiamo il nostro laterale. Ora la cosa importante da fare è andare sotto macchina, aprire quello che è il nostro lavoro, andare sotto macchina e fare una cucitura bassa qui sopra, ma non laterale, questi li dovete lasciare aperti, quindi una cucitura bassa. Vado sotto macchina. Fatta la prima cucitura, andiamo ora a fare la stessa cosa dall'altro lato. Conclusa anche la cucitura che vi ho appena detto, andiamo di nuovo a ripiegare il nostro lavoro su se stesso. A questo punto vedete che rimangono degli spazi liberi. Su questo lato dobbiamo creare una cucitura dritta di qua e una cucitura dritta anche da quest'altro lato.
Quindi iniziate da qui e andate a cucire il tutto. Effettuate le due cuciture laterali, ora dobbiamo semplicemente andare a tagliare l'eccesso mantenendoci più o meno a 2 mm dalla cucitura, tanto da non creare un elevato spessore interno. Sia da un lato che dall'altro. Fatto questo, possiamo risvoltare il nostro lavoro. Fatto il nostro risvolto, ci ritroviamo ora ad avere le aperture laterali da una parte e dall'altra. Ora cosa dobbiamo fare? Pur volendo potete utilizzare un cordoncino, un nastrino, quello che più preferite. Io in questo caso uso un nastrino. Prendo il mio nastrino, se avete un ago grande con la cruna grande, infilatelo in questo ago che vi aiuterà a fare il passaggio del nostro sacchettino. Infilo il mio ago nell'apertura che noi abbiamo fatto per poi uscire dall'altro lato nella sua apertura. Tiro fuori il mio nastrino, una parte del mio nastrino, per poi rientrare dall'altro lato, quindi dall'altra apertura, e fuoriuscire in fondo senza bucare il tessuto. Quindi fuoriuscire dall'altro lato, tirare il tutto. Vedete che noi così avremo i due nastrini che escono uno da un lato e uno dall'altro lato. A questo punto io farei un nodo. Faccio un nodino così e vado a tagliare dopo un centimetro più o meno le estremità. Pur volendo potete bruciare un pochettino la parte davanti per evitare che si apra. Una volta fatto così, dove il nostro nastrino diciamo che esce alla mia destra, ora dobbiamo fare in modo che il mio nastrino fuoriesca dalla parte sinistra. Quindi cosa faccio? Faccio lo stesso procedimento, quindi entro di qua, rigiro il mio filo per poi uscire dall'altra parte. In questo caso ci troviamo con le due estremità dallo stesso lato. Faccio più o meno la stessa lunghezza che abbiamo ottenuto con l'altro, faccio il mio nodino e ad un centimetro taglio l'estremità, brucio il tutto. Così. Come potete vedere, il nostro sacchettino avrà l'effetto arricciatura. Pur volendo, voi potete utilizzare lo stesso nastrino
per creare il fiocchetto sulla parte alta. Potete mettere un'immagine sulla parte frontale del sacchettino, come potete creare anche un doppio fiocco e metterlo al centro, un po' come voi preferite, però più o meno la tecnica del sacchetto arricciato è questo qui. Spero che il mio tutorial sia stato di vostro gradimento. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale per chi ancora non l'ha fatto, a lasciarmi un like se è stato appunto di vostro gradimento e di attivare la campanella per essere aggiornati sui prossimi video tutorial che andrò a pubblicare. Spero di trovarvi tutti sui miei social e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!